Per colpa della manovra economica, molti istituti storici e fondazioni culturali rischiano di chiudere. Stesso rischio che corre l'archivio del Novecento di Ravenna. Ascoltiamo il suo presidente. I lati importanti di un archivio storico sono il fatto di avere dei documenti che sono consultabili dagli esperti e che servono per verificare, per accertare, per acclarare quali sono stati gli accadimenti e soprattutto per fare ricerca storica seria. Senza documenti non si può fare ricerca storica seria. Questo è l'aspetto fondamentale della fondamentale importanza dell'esistenza di archivi, che noi abbiamo in larga misura perché in questo momento voi vi trovate nella sede dell'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, il cui esatto nome è Archivi del Novecento, e nelle stanze accanto a questa sono collocati una serie di importantissimi documenti che sono a disposizione di tutti gli storici e di tutti coloro che vogliono fare storia in maniera seria e scientifica. Ecco, di che natura sono queste documentazioni che voi avete qui in archivio? Ce ne sono di varie tipologie. Abbiamo i documenti della 28esima brigata, della 28esima brigata Mario Gordini, 28esima Garibaldi. Abbiamo dei fondi di partiti politici, ivi compreso quello del PNF. Abbiamo documenti che vengono da sindacati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo una ricchissima messe di documenti che è importante per chi voglia approfondire, per chi voglia consultare e per chi voglia fare storia su Ravenna dal 1940 in poi, anche se poi in realtà abbiamo anche dei documenti che vengono da prima, tant'è vero che l'Istituto Storico si chiama Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea perché si occupa non solo di resistenza ma anche di altre materie. Lei pensa che i dati conservati all'interno di questo archivio possono essere talvolta scomodi? Per chi fa cultura e per chi fa ricerca storica in maniera seria e in maniera scientifica non esistono dati scomodi, esistono dati che devono essere interpretati, collocati. Ma il concetto di una scomodità della ricerca e della scienza storica e storiografica non è pensabile, insomma.